Le 21 e 17 minuti di questo martedì 3 settembre, una buona serata a tutti voi da Fabio Gallina in diretta dallo Sferisterio di Canale, in regia come sempre alle macchine da presa Andrea Icardi, pronti per raccontarvi questa partita del campionato italiano Serie A Trofeo Banca d'Alba. La pallapugno protagonista questa sera nello Sferisterio di Canale per questo incontro che vale la terza giornata di ritorno dei playoff della Serie A Trofeo Banca d'Alba. In contemporanea si sta giocando anche a Castagnole delle Lanze, dove l'araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa è opposta alla Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola. Qui invece si affronteranno la BFM Macchine Agricole Canalese e l'Acqua San Bernardo Subalcuneo. La formazione capitanata da Cristian Gatto contro la quadretta cuneese di Davide Dutto. Turno il terzultimo di questa seconda fase del campionato che si completerà domani sera alle 21 con la partita del Mermet di Alba tra Cantina Terre del Barolo Albese di Paolo Vacchetto e Marchise Nocciole Corte Emilia di Massimo Vacchetto, i due fratelli che si affronteranno ancora una volta in questa stagione. Intanto abbiamo visto il primo pallone battuto da Cristian Gatto, il ricaccio di Corino, Corino che ricaccia ancora questo pallone di Gatto che va praticamente quasi con le spalle al muro, riesce ancora a salvare questo pallone. Il mancino di Dutto ferma poi Veglio con una caccia alla prima sul metà campo. Questa è la situazione, dicevamo, dei playoff, playoff che poi proseguiranno nel fine settimana tra, con la penultima, la quarta e penultima giornata di ritorno e poi tutti in campo venerdì 13 settembre per l'ultima giornata e per decretare quelle che saranno le prime tre semifinaliste di questa stagione. In realtà due le conosciamo già perché matematicamente il Corte Emilia di Massimo Vacchetto e l'Albese di Paolo Vacchetto sono già matematicamente ammesse alle semifinali e quindi queste sono già due dei verdetti sicuri. Dipenderà per conoscere l'eventuale terza, dipenderà molto dalla partita di Castagnole delle Lanze di questa sera. In caso di vittoria l'Imperiese sarebbe già anch'essa matematicamente in semifinale. La quarta semifinalista naturalmente verrà fuori tra le altre tre, la quarta, la quinta e la sesta dei playoff e la prima dei playout. Abbiamo già un verdetto sicuro per quanto riguarda i playout dopo la partita di ieri sera, quella di Dogliani, dove la Virtus Langhe ha battuto l'Altalanga, la formazione della Virtus Langhe ha conquistato la salvezza, mentre l'Altalanga di Fabio Gatti è ormai matematicamente retrocessa in Serie B. In questo caso sarà interessante per quanto riguarda i play-out conoscere quale sarà la prima formazione in classifica per decretare appunto la quarta squadra che andrà a giocarsi gli spareggi per l'ultimo posto in semifinale. Detto questo, abbiamo messo le prime quattro cacce di questo primo gioco. Io direi che con l'aiuto della grafica andiamo a vedere, a leggere insieme le formazioni. Formazioni titolari per quanto riguarda la BFM Macchine Agricole Canalese in campo con Cristian Gatto, capitano e battitore, Nenad Milosie nel ruolo di centrale, Alessandro Veglio, terzino al muro, Davide Cavaniero, terzino laterale. A disposizione c'è il fratello di Davide, Fabrizio Cavaniero, con il DT Giampiero Porro. Acqua San Bernardo Subalcuneo con Davide Dutto che ha un metro di vantaggio in battuta, Roberto Corino nel ruolo di centrale, Enrico Rinaldi terzino al muro e Manuel Brignone terzino laterale. In panchina ci sono Andrea Corino, quinto giocatore, e Giuliano Bellanti, il direttore tecnico. Arbitra l'incontro Andrea Ferracin con Marco Tarditi. E quello che stiamo per vedere è il primo pallone battuto in questa partita dal capitano della Subalcuneo Davide Dutto, il mancino originario della frazione di San Pietro del Gallo, pronto con la sua rincorsa, la sua battuta, dicevamo un metro di vantaggio rispetto, ma c'è un fallo di piede, comincia con un fallo la prima battuta del capitano della Subalcuneo, ha oltrepassato la linea o ha toccato con il piede la linea sua è a 7 metri, un metro in più rispetto a Cristian Gatto. Quindi il primo 15 l'abbiamo segnato a Canale, abbiamo la seconda caccia che è qua sui 50 metri, la battuta di Dutto, buona, ricaccia Milosir che sbaglia completamente il colpo, palla che scappa via oltre la rete, 15 pari.
Caccia leggermente più favorevole alla canalese, siamo intorno ai 52 metri, la battuta di Dutto, volo Gatto, colpisce bene il capitano della canalese, ancora Dutto gioca al largo e ancora Gatto al salto, manca un po' il pallone però riesce ancora a colpirlo in buono e poi questa volta è Dutto a mandare la palla in fallo al largo per il vantaggio per quanto riguarda la canalese, 30-15. La battuta di Dutto che rallenta un po' troppo dopo aver colpito la rete, Gatto, volo Dutto. E poi Cavaniero piazza questa palla davanti alla rete, la tiene davanti alla caccia, sì, rete ipotetica, e porta in vantaggio la canalese 40-15. Non vi ho dato il risultato di ieri sera di Dogliani, 9-7, la Virtus Langa ha battuto l'Alta Langa, quindi Alessandro Vacchetto e compagni che hanno così conquistato la matematica salvezza nella Serie A Banca d'Alba 2024. Batte Dutto, una caccia da mettere, ricaccia Milosio, la palla che tocca la rete, al distacco Dutto, ottimo il colpo del capitano della Subalcuneo, poi Gatto, la palla va in intra, si è buono, e quindi il primo gioco velocissimo, meno di 6 minuti per passare in vantaggio la formazione della BFM Macchine Agricole Canalese che conquista il primo gioco, va in vantaggio 1-0 con l'Acqua San Bernardo Subalcuneo. Acqua San Bernardo Subalcuneo che è al quarto posto della classifica, quota 19, con una lunghezza di vantaggio sull'Araldica Castagnole Lanze a 12 punti all'ultimo posto dei playoff. C'è la formazione di Canale. Almeno 4 battute per Davide Dutto. La prima che va a toccare la rete, dai 75 metri Gatto, volo Dutto, Cavaniero, Corino e poi ferma Milosiev, caccia al mezzo. Partita che è cominciata con circa un quarto d'ora di ritardo perché prima dell'inizio della partita è scesa un po' d'acqua, è piovuto, il campo non ha risentito di questa acqua scesa, anzi devo dire che è in perfette condizioni, però si è dovuto aspettare un attimo che smettesse di piovere, poi dare il tempo ai giocatori di rifinire il riscaldamento. La battuta di Dutto, Gatto al volo, colpisce molto bene, va praticamente spalle al muro Dutto e poi si salva, ma corrono avanti i terzini della canalese, mettono una caccia laggiù in fondo, intorno ai 5-6 metri. È partita invece nei tempi previsti l'incontro di Castagnole delle Lanze, dove Raviola, la Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese in vantaggio 2-0 con l'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa. Milosiev ricaccia questo pallone, poi Dutto abbassa, ferma Veglio, anche questa caccia è poco prima della metà campo. Situazione 1-0 per la canalese, per i padroni di casa. Credo che abbiamo messo 3 cacce, ne resta ancora una da piazzare, sempre con il capitano della Subalcuneo in battuta. Battuta di Dutto, dagli 85 metri Gatto, gioca molto bene questa palla e poi Dutto col suo mancino manda la palla in fallo al largo, quindi si cambia campo con la canalese in vantaggio 15-0, canalese che sta vincendo 1-0 questo incontro che essendo ancora nelle fasi di playoff e playout va ai 9 giochi. La battuta di Gatto, molto ben battuto questo pallone che va a toccare
La rete manca un po', Dutto riesce comunque ancora a colpire, ancora Gatto, ottimo. Ottimo questo recupero in corsa di Cristian Gatto che abbassa questa palla, va a conquistare un'ottima caccia, 30-0 per la BFM Macchine Agricole Canalese. Altra battuta di Gatto, ha una caccia sui piedi, il capitano della Canalese, la sua battuta, Dutto al volo, abbassa la palla che poi colpisce addirittura le caviglie di Corino. 40-0 per la Canalese. Mando un saluto a Domenico Raimondo che ci chiede una cosa interessante, devo dire. Dai anche i parziali della finale femminile. Abbiamo Luca Giaccone giù a Imperia, quindi se ci manda qualche parziale ve lo diremo sicuramente. Si sta giocando la finale, questa sera si assegna in pratica il primo scudetto della stagione, quello del campionato femminile, se lo stanno giocando la San Leonardo e gli amici del Castello. La battuta intanto di Gatto, ricaccia Corino, palla in fallo, gioco pulito per la Canalese. BFM Macchine Agricole Canalese 2, Acqua San Bernardo Subalcuneo 0, dopo 13 minuti di gioco, anzi 12 minuti di gioco per la precisione, qui allo Sferisterio di Canale. Il campo è in perfette condizioni, ben rullato e anche ben bagnato dalla natura in questo caso e non solo da chi custodisce e sistema come sempre il campo, lo Sferisterio. Palla che non rimbalza tanto, quindi Milosiev che ferma coi piedi la caccia sulla metà campo. Un saluto anche ad Alessandra che ci scrive forza Dutto, intanto che devo dire che anche un po' a sorpresa, vedete, siete particolarmente tanti collegati anche questa sera con lo Sferisterio di Canale per questa partita di Serie A di pallapugno. Altra battuta di Gatto, altra caccia da piazzare, Corino al volo, questo anche fallo, mi sa, sì, fallo. Al largo 15-0 per la Canalese. Pronto a battere un altro pallone Cristian Gatto. Pallone che prende un effetto ad allargarsi, tant'è che Corino se lo trova anche un po' addosso, ferma poi Cavaniero. Quindi abbiamo messo due cacce, abbiamo la prima che è poco prima della metà campo, la seconda che è qua sui 50 metri, 15 di vantaggio per la Canalese, quindi Cristian Gatto che deve effettuare ancora una battuta. Altra battuta di Gatto, dicevamo, va a cercare la rete, non ce la fa infatti Corino, mancino di Dutto, bravo a star pronto su questo pallone che Corino non è riuscito a ricacciare, ancora Dutto, Cavaniero coi piedi, mette una caccia sui 60 metri e noi facciamo cambio di campo. Davide Dutto tornato in battuta. Abbiamo tre cacce da giocare, Dutto che deve cercare di entrare in partita. Ricaccia Milosiev e poi fuori tempo Dutto, la palla che va sul fondo, 30-0 per la Canalese. Bisogna dire che in questo inizio di partita la formazione di Cristian Gatto è partita meglio, ha cominciato meglio il suo viaggio verso la conquista di questi due punti. Ovviamente due punti che servono molto di più alla Subalcuneo che non alla Canalese, anche se ormai i giochi sono praticamente fatti per le prime tre semifinaliste. Altro fallo di piede, il secondo di Davide Dutto, che oltrepassa o tocca la linea di battuta e quindi
rimane a Cristian Gatto la caccia più bella da giocare, con un vantaggio di 40-0, una caccia sui 60 metri. Gatto che è in vantaggio già 2-0 qui nel suo sferisterio. La battuta di Dutto, la sua rincorsa. Milosiev, ben giocato questo pallone, ci prova col mancino Corino, ma non basta ed è 3-0. 21 e 36 minuti, 18 minuti, sferisterio di Canale, la formazione della BFM Macchine Agricole Canalese ha centrato i primi tre giochi ed è in vantaggio 3-0 con l'acqua San Bernardo su Balcuneo, costringendo così Giuliano Bellanti, il direttore tecnico della formazione di Cuneo, a chiedere tempo. Ci si ferma per 3 minuti, si torna a giocare dopo 3 minuti di time out chiesto da Giuliano Bellanti per resettare l'idea alla sua squadra. Si riparte con la battuta di Davide Dutto, il quarto gioco che è cominciato, ottimo l'intervento di Cavagnero. Cavagnero che prende, avrebbe fatto un bel pallone se era di pugno, in realtà era credo con il ginocchio, anzi farà anche abbastanza male questo pallone a Davide Cavagnero, però di qua quasi sembrava un bel pallone, in realtà è fallo, ma l'ha messo anche lui alzando la mano. 15-0 per Dutto. La battuta di Dutto, Gatto al salto, volo Dutto, Milosiev, Corino, Cavagnero, ancora Corino di mancino e poi Veglio non riesce a fermare questa palla, ci pensa invece Milosiev con una caccia sui 50 metri. A 0 per Cuneo, una caccia messa, una battuta di Dutto che va a cercare la rete, al distacco Milosiev, ricaccia molto bene questa palla, di controbalzo Dutto e poi Veglio ferma sui 35 metri della seconda caccia. Ancora una battuta di Dutto, poi tra poco avremo anche un ospite, ve lo dico, non lo sa ancora nemmeno lui, ma avremo un ospite in diretta. Gatto che ricaccia questa palla, Dutto al volo, Veglio, credo ci sia stato un fallo da quelle parti, fallo del giocatore di Cuneo che si è preso la palla addosso, quindi 15 pari, ancora una caccia da mettere. Altra battuta di Dutto, un po' facile questo pallone per Gatto che può fare male col suo colpo, infatti manda quasi alle corde Dutto che poi abbassa il pallone. Doppio Milosiev, caccia al mezzo, cambio campo. La battuta del capitano della Canalese Gatto, la caccia è poco oltre la metà campo, ben ricacciato questo pallone da Dutto, ancora Gatto. Buono, deve tirare, bravo Dutto a recuperare questa palla, 30-15. Abbiamo in diretta con noi, ce l'abbiamo sul secondo canale oppure è insieme? Quindi basta che lui parla e ce l'abbiamo in diretta. Prova, fai una prova a microfono. Prova, 1, 2, 3, prova. C'è? Giorgio Vacchetto in diretta con noi questa sera da Canale. Buonasera a tutti. Beh, sappiamo che tu non hai fatto molta strada per venire qui nello sferisterio, infatti mi domandavo ma cosa ci fa Giorgio qui a Canale? Beh, non ci sono Vacchetto che gioca, e effettivamente
potevi anche guardartela da casa quasi. Sì, però è per non perdere l'abitudine, capisci? Cioè, per, non perdere, così per non perdere la priorità acquisita, come a volte capita. Allora, questo è un fallo a largo di Dutto, quindi siamo sul 30 pari. Beh, intanto un tuo commento su questi primi pugni di questa partita, canale decisamente più determinato e meno falloso. Meno falloso, loro sono, li vedo molto determinati, ma come una macchina che vuole partire non ce la fa partire. Poi adesso bisogna vedere cammin facendo cosa succede, ma fino adesso diciamo che Canale è decisamente più in palla. Direi che è una buona, un buon momento per la famiglia Vacchetto, diciamo, perché Massimo e Paolo, quindi capitano di Cortemiglia e Alba, sono già praticamente matematicamente in semifinale in Serie A. Alessandro ieri sera si è salvato, e tu sei anche il suo direttore tecnico, quindi ieri è arrivata la salvezza della Virtus Lang, quindi direi che è un buon momento. Assolutamente sì, soprattutto appunto per Alessandro, che sapevamo che l'obiettivo era quello di riuscire a salvarsi, non era proprio per nulla scontato. Ovviamente sono contento della vittoria, perché questo ci ha permesso di, a una giornata dalla fine, di essere tranquilli. Mi dispiace comunque per Fabio, perché è un amico. Quindi... Sì, per l'Alta Langa è una squadra, sì, sì, una squadra a fine de... purtroppo sacrificarsi. Però al di là di tutto, ripeto, ieri ha fatto una bellissima prestazione anche Fabio, e la partita è stata bella, è stata un thriller fino alla fine, e io ho perso di nuovo 5-6 anni di vita, e poi alla fine ero talmente stressato da quest'ansia che non riuscivo neanche a gioire, cioè contento, ma ero tutto teso. Come si pensavo a dormire, ma quello è... No, dormire zero, assolutamente. Tanto Gatto ha conquistato una caccia, un buon recupero per il capitano della Canalese, che è in vantaggio 40-30, ottimo pallone di Dutto, e poi deve accontentarsi di fare una caccia il capitano della Canalese, siamo intorno ai 5-6 metri. C'è stato anche, a proposito di Vacchetto, c'è anche stato la gioia di vincere una Coppa Italia, di sicuro sì. Non poteva che rimanere in famiglia. No, lì effettivamente, tra virgolette, era più semplice, anche se come spiego, cerco sempre di spiegare, una situazione difficile per me, nel senso che se non è che sono, tra virgolette, obbligato, come in quel caso lì, che sia una finale, preferisco non esserci in questi scontri qua, perché è una gioia smorzata in qualsiasi sì, modo. Sì, certo. E quindi è un po' un casino, però comunque soddisfazione di averli tutti e tre in salute, e i primi due molto molto in palla, il terzo che è lì che promette bene. Beh, credo che comunque sia anche storica questa cosa, avere tre fratelli capitani di squadra di Serie A a 11 squadre, direi che è una percentuale alta, non sì. Credo sia mai successo in altri sport, forse. Naturalmente non abbiamo lo storico della palla punta, adesso non so se tu ti ricordi qualcosa del genere, però assolutamente capitani no, di sicuro. L'unico che ci poteva aiutare è Pasquale, ci ha lasciati. Esatto, anzi, guarda che Intra è andato a fare Veglio, mi pare, alla fine, e quindi ancora il gioco per la Canalese, sì, che allunga ancora 4-0. Sì, tra l'altro hai fatto bene a ricordarlo, e ogni tanto lo ricordiamo perché ci mancano i suoi numeri, ci mandava sempre le statistiche, gli incontri, gli scontri diretti tra i vari capitani, quindi un ricordo in diretta di Mario Pasquale. A proposito, ne approfitto all'inizio del quinto gioco, mi fa piacere ricordare che con te un altro grande di questo sport della pallapugno, che è Felice Cornaglia, sì, è il presidente di Monticello, e so che state organizzando qualcosa per domenica. Sì, praticamente domenica 8 settembre a partire dalle 18, presidente Barbero, proprio per commemorare il suo ex Cornaglia, tutti gli anni manifesta, cioè organizza appunto questo memorial, e a partire dalle 18 ci sarà una sfida tra la C2 di Monticello, la C2 di Neve, e poi a seguire appunto le vecchie glorie, dove sono riuscito a convincere il DT della Subalcuneo, Giuliano Bellanti, e il DT diceva rimettersi in discussione, a rifare questa sfida. Flavio Dotta versus Giuliano Bellanti, mamma mia, sì, che infatti, storia. Domani lancio il secondo video, che è la risposta di Bellanti alla,
al primo video fatto da Dotta. L'abbiamo visto quello di Dotta, devo dire che la sfida è partita. Immagino quello di Bellanti l'hai registrato qui oggi. Sì, sì, no, l'avevo già registrato prima, però praticamente cerco di fare una cadenza che ogni giorno ci sia un po' di pepe online, in modo da cercare di portare più pubblico possibile, anche perché l'incasso che verrà fatto, dedotto dalle spese, quello che si spera rimanga, verrà poi donato alla casa di cura di Monticello. Quindi diciamo che il tutto è fatto per far arrivare degli appassionati, fargli divertire una giornata. Abbiamo allertato l'ambulanza, il soccorso, no. Però andate a vedere i video su Giovacto su Instagram, trovate tutto. Cavaniero che ci mette il pugno quanto basta per metterlo una caccia sulla metà campo, un 4-0. Abbiamo chiuso praticamente in modo netto la prima metà del primo tempo a favore dei padroni di casa. Giorgio, in caso di vittoria dell'Imperiese, quindi di Federico Raviola, questa sera Castagnola sta vincendo 3-1 con Enrico Parussa, sarebbero decisi i primi tre, quindi le prime tre semifinaliste di questo campionato 2024, trofeo Banca d'Alba. Tanto che spinge ancora Gatto e mette una caccia laggiù sul fondo, quindi siamo 4-0 con 4 cacce messe, noi facciamo cambio campo. La battuta di Gatto. Abbiamo la caccia qui sui 50 metri. Dutto ricaccia molto bene. Che cartella che ha tirato Dutto. Ancora Gatto. La palla tocca basso. La tiene Enrico Rinaldi davanti alla caccia. 15-0 per la subalcunea. È impressionante, Giorgio, il mancino di Dutto quando colpisce questa palla. A parte che è cresciuto tantissimo in questi ultimi anni, Davide Dutto. Sì, sì, no. Ci sono, diciamo che la Serie A è impressionante, visto che l'anno scorso seguivo la B e quest'anno ho seguito la Serie A, mi sono ancora reso più conto di quanta differenza ci sia. Cioè, questi giocatori quando incominciano a giocare, quando incominciano a colpire, sono impressionanti sia per la velocità che ha la palla, sia per i metri che riescono a mettergli dentro. La battuta di Gatto, tutto questa volta essendo mancino non riesce a gestire bene questa palla vicino al muro e quindi siamo sul 15 pari. E comunque sia, Dutto credo sia l'unico mancino in campo, comunque sia il mancino ha qualcosa di diverso quando te lo trovi davanti rispetto a un giocatore. Assolutamente sì. Cioè la palla comunque è diversa. È diversa, risponde, è un po' come il discorso di quelli che fanno box, quando boxi con un destro e un mancino cambia tutta la posizione di ricezione, cioè il pallone che buttato da un destro te lo aspetti in un posto, con loro devi ragionare al contrario. Al contrario, certo. È come quando fai un selfie con il telefonino, praticamente. Devi questo ce l'ha bruttissima di nuovo. Sì, veramente brutto. È stato bravo Gatto a piazzarla proprio lì a fil di rete, anche se Gatto quest'anno l'ho visto molto migliorato sulla battuta, cioè piazza parecchio il pallone, sfrutta tantissimo la rete, come ha sfruttato tantissimo il muro di Alba. Effettivamente una volta commetteva molti più falli, invece adesso è molto più in palla su questi campi di potenza. Adesso abbiamo una caccia che è nuovamente favorevole a Cristian Gatto, che è in vantaggio 30-15, parte la sua rincorsa. Quando si gioca da poco più di mezz'ora, qui allo Sferisterio di Canale, terza giornata di ritorno. Bello questo ricaccio di Dutto. E riesce comunque ancora a salvarsi molto bene Cristian Gatto, andare in vantaggio 40-15. Tu hai storia di qualche giocatore che si fasciava tutti e due i pugni, perché era sia destro, sì, che mancino? C'era un Corino che oltretutto mi faceva incazzare quando gli giocavo contro, perché quando mi capitava di sbagliare la palla, che lui aveva tempo di portarsi al salto, si metteva di destro, poi no, si metteva di sinistra e te lo portava via. Ti faceva girare le balle, perché era proprio come, non si dice in televisione, però, sverniciarti. Sì, ho capito. Hai reso l'idea. Andiamo a mettere una caccia, una battuta di Gatto. Corino al volo. No. Non mettiamo la caccia, mettiamo il gioco ancora per la Canalese. Poco più di mezz'ora, Sferisterio di Canale, Sferisterio
bagnato questa sera in modo naturale dalla pioggia fino a pochi minuti prima dell'inizio dell'incontro. Era una partita dove avrebbe potuto esserci un po' di gente, ma sto tempo ha fregato tutti. Cioè, io sono venuto perché ho attraversato, come giustamente dici, la strada, se no non so se partivo, perché hanno iniziato un po' sotto la pioggia. No, ma idem, solo che il nostro regista continuava a dire ma devo venire, devo partire, non mi diceva nulla, allora io sono partito, ma perché io so che lui ci tiene, ha voglia di vedermi, e allora ti vuole bene. Mi vuole bene, ha piacere di vedermi, non ci vediamo mai e quindi... Poi soprattutto non mi sente mai. Esatto. Però stasera, come puoi ben vedere là dietro, ha svaligiato un autogrill perché ha comprato le M&M, come si chiamano? M&M. Comincia il gioco numero 6, la battuta di gatto, la palla che tocca, si allarga tutto. Commette fallo, beh, qua era, forse l'avevamo capito che faceva fallo, ah, sì. Questo pallone talmente, era proprio brutto si brutto. Si è portato male, ce l'aveva in mezzo alle gambe, e invece, come hai notato, Gatto di nuovo una battuta millimetrica che toglie dal ricaccio Roberto, mette in difficoltà Davide che è mancino. Impressionante. Eh sì, questa sera bisogna battere lungo, almeno Gatto deve battere lungo, deve tagliare fuori praticamente Corino e Rinaldi. Rinaldi che praticamente credo abbia toccato forse un pallone fino adesso. Ottimo questo intervento di Roby Corino, non è intra per poco, è uscito credo mezzo metro prima della palina, quindi la caccia. Caccia numero 2 che viene posizionata laggiù in fondo. -0 Cuneo e quindi una caccia ancora da posizionare. Alle 21:58 di questo martedì sera siete collegati in diretta con lo Sferisterio di Canale. Terza giornata di ritorno, BFM Macchine Agricole Canalese contro Acqua San Bernardo su Balcuneo, 5-0. Dutto ricaccia questa palla, mette una caccia sui 30 metri e noi facciamo cambio campo. Sesto gioco, 15-0 per Cuneo. Andiamo a giocarci la prima delle tre cacce posizionate, la battuta di Dutto. Ricaccia Gatto. Mamma mia, il pallone che va ad attaccarsi al muro, riesce ancora a ricacciarlo Dutto. Gatto. Dovrebbe essere un bel fondocampo. No, perché tocca dopo. Ancora Gatto e ancora Dutto. Doveva andarci al volo Gatto, ma riesce ancora. No, e poi commette fallo Corino. Si trova il pallone addosso Corino, forse si è un po'... Non si è capito con Brignone. 15 pari. Allora, intanto volevo fare un po' di saluti anche a chi ci sta seguendo in diretta. E abbiamo quasi 120... device collegati in questa serata. Saluto Giovanni Felice Mozzone che ci sta seguendo da Torino dove diluvia. A Torino diluvia, regista. Hai chiuso le finestre? No. Ah, ok. Vabbè, ma per assurdo anche a Monticello. Monticello diluviava, dovevano fare allenamento, non l'hanno fatto. Saluto anche Carlo Veglio, il macellaio, nonché nonno di Alessandro Veglio, che è in campo. Ci sta seguendo questa sera. Ciao Carlo, grazie del messaggio. Corino prende questa caccia, porta in vantaggio Cuneo a 30-15. Saluto Gino Pio che saluta la squadra della Canalese. Roberto. Allora, ecco, abbiamo attenzione, aggiornamento da Imperia. Perché da Imperia finale di per quanto riguarda il femminile. Allora, siamo al time out a Imperia, amici del Castello 3, San Leonardo 2. Un saluto a Roberto e Rosanna da Albenga in trasferta a Imperia. Però attenzione, c'è stato un aggiornamento successivo. A Imperia, amici del Castello stanno vincendo 5-2 con la San Leonardo. Ricordo che è uno spareggio, intanto 40-15. Forse è la prima volta che Cuneo arriva a 40 in un gioco. E lo fa in questo sesto
Sesto gioco, dicevo, è la finale del campionato femminile. Questa sera si segna il primo scudetto della stagione, lo scudetto femminile tra San Leonardo e Amici del Castello. Entrambe queste squadre hanno vinto la gara a casa degli altri, delle altre. Saluto Gianluca Cavallo e un saluto. Basta, nessun altro. Per ora nessun altro. Caccia messa sui 65 metri. Approfitterei di questo cambio di campo per chiedere a Giorgio Vacchetto, che è in diretta con noi, che cosa bolle in pentola, cosa sta bollendo in pentola per il periodo che non saremo impegnati con la Puglia, quindi per questo inverno qua a Canale. Allora, fondamentalmente la federazione sta cercando di organizzare un Open IT, che praticamente è quel torneo di One Wall che si è svolto qualche mese fa a Londra, quindi stiamo cercando di organizzarlo qua in Italia. E io ci sto provando qua a Canale perché ce l'ho più comodo, detto proprio sinceramente, come location per organizzarlo. Ci sono delle buone probabilità di riuscire a farlo, stiamo aspettando ancora appunto gli ok dei vari enti che ci devono dare appunto la possibilità di andare avanti, e si tratta di avere un centinaio di giocatori che arrivano da tutta Europa, che vengono a affrontarsi per quel che è la conquista di questo Open IT. Vi terremo informati naturalmente attraverso il nostro sito www.losferisterio.it. Si tratta dei primi mesi dell'anno, febbraio, no? Dicevamo. Sì. Mese di febbraio 2025. La battuta di gatto, Dutto. Direi che è il primo gioco per Cuneo, che si sblocca, che toglie lo zero dal tabellone dopo 5 giochi consecutivi per la BFM Macchine Agricole Canalese, un gioco per l'Acqua San Bernardo su Balcuneo, 5-1. Come vi dicevo, si sta giocando anche a Castagnole delle Lanze. Vi do anche l'aggiornamento in tempo reale, dove 3 pari tra Araldica Castagnole Lanze e Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese, mentre la terza partita si giocherà, intanto c'è il fallo di Canale, 15-0 per Cuneo. La terza partita si giocherà domani sera alle 21 ad Alba al Mermet, dove la cantina Terre del Barolo Albese di Paolo Vacchetto affronterà Marchise Nocciole Corte Emilia di Massimo Vacchetto. E io ci sarò. Ecco, certo, a gioire e nello stesso tempo a soffrire, perché la battuta di Gatto ricaccia Dutto. Oh, wow, che cartella, che meraviglia. Si salva con le spalle al muro Cristian Gatto e mette una caccia sui 3 metri. Che ma pallone. Sai quanto gode un giocatore quando colpisce così? Lo sai perché giochi anche tu? Sì, no, io un po' che non mi faccio il pugno, ma fortunatamente per tutto quello che c'è intorno. Però anche da fuori, quando senti proprio quel colpo bello pulito così, è una goduria. Sì, sì, proprio bello, bello. Una soddisfazione immensa, perché non è facile. Invito tutti a provare, perché non è veramente facile. No, perché quando riesci è come vincere a Super. Sono due centimetri quadrati il punto preciso dove colpirlo. Corino ricaccia questa palla molto alta, aspetta il salto Gatto, prende la mira, colpisce questa palla a largo, deve tirarci Dutto e poi Milosiev mette una caccia sulla metà campo. Chi sono i giocatori di One Wall del nostro giro, team. Insomma, del nostro team? C'è Massimo, Paolo, Bruno, Campagno, Battaglino, Rini, Rinaldi. No, ma ce ne sono diversi, soltanto che noi purtroppo abbiamo sempre il problema degli allenamenti, che in teoria si dovrebbe anche giocare tutto l'anno. Purtroppo al momento non abbiamo ancora molti campi disponibili. Mamma mia, che palla, Veglio! Questa è veramente una sterlina, di nuovo. Che palla! No, ma infatti al di là del risultato, che come sempre 5-1, 9-2, sono brutti da sentire, nel senso che sembra che non ci sia gara, quindi i bei colpi se ne stanno vedendo. Sì, sì, sì.
E ti dicevo, non facciamo fatica ad allenarci, però nonostante quello diciamo che riusciamo abbastanza a farci valere. Mi sembra che Alessandro sia 40esimo nel ranking e Bruno e Massimo sono sul 26-30, anche Battaglino, che ovviamente fanno parte di questo giro Open che si gioca fondamentalmente per il momento in Europa. Poi sembra che si voglia allargare anche al Giappone, quindi andare anche in Asia. È un buon sistema per esportare anche un po' quelle che sono i nostri sport, far conoscere che ci sono, che esistiamo. Beh, negli Stati Uniti praticamente è uno sport tra i più diffusi e praticati. Più popolari. La battuta di Dutto al largo, Gatto al doppio Rinaldi, 30-0 per la Subalcunia. Vedi che sta battuta del mancino che ogni tanto ti taglia lì sulla sinistra ti mette in difficoltà, perché il destro è abituato a aspettarsela a ridosso del muro, dritta verso il muro, invece lì devi fare questo movimento, allargarti e poi riuscire a rimanere dritto, perché se alzi finisci fuori, per poco che spingi finisci fuori a sinistra, quindi è molto complicato. Sì, tra l'altro Davide Dutto che è un mancino anomalo, possiamo dire così, non per quando ha giocato a San Benedetto Belbo, tra l'altro era arrivato in finale proprio contro Federico Raviola nel 2018, mamma mia che altro colpo. Altrettanto bello quello di Gatto, al distacco Dutto, bellissimo questo scambio, ancora Gatto. E quindi 40-0. Per Cuneo. No, dicevo, è andato poi a giocare a Bormida, uno sferisterio ligure con la battuta alla piemontese, ma hanno preso Dutto, che comunque mancino e batteva come sta battendo stasera alla piemontese. Secondo me non è stata una scelta sbagliata. No, ma poi Dutto onestamente è un po' di anni che sta facendo vedere delle gran belle cose, cioè è un giocatore ormai completo che se in giornata può buttare giù chiunque. Cioè. Sì, poi è di una serietà negli allenamenti, sì, nella preparazione. Vero. Come lo era anche suo fratello, poi suo fratello sì, è vero. Se n'è andato e quindi c'è andato. Andrea Dutto, che credo adesso è intanto Cavaliero, mamma mia, colpisce bene anche lui. Palla che esce davanti alla caccia. Tiene in piedi il gioco la Canalese, 40-15, si andrà Dutto che ogni tanto ci segue, credo sia in zona Bologna, e quindi lo salutiamo perché... lui è un bel giocatore, un bel colpitore. Pensa, mi ricordo, sì, lui era capitano della Monticellese. Monticellese, mi ricordo una partita che abbiamo ripreso, e quindi c'è sicuramente negli archivi, a Spiglio Monferrato, proprio contro... Paolo Vacchetto, e mi ricordo c'era Paolo Vacchetto contro Andrea Dutto e io ero in mezzo a fare la telecronaca tra la fidanzata di Andrea Dutto e Alessandro Vacchetto che faceva la telecronaca con me, era piccolino e stiamo parlando, mamma mia che recupero e poi Davide Cavaniero doveva essere 20 cm più alto su questo pallone, invece non ci è arrivato, la caccia sui 50 metri. Sì, stiamo parlando, credo, di almeno una decina, forse anche di più, di anni fa. E quindi non ricordo, Spiglio Monferrato, ed è veramente un peccato aver perso quello sferisterio nella provincia di Alessandria per quanto riguarda la palla pugno. Sì, ma anche lì è ciclico, cioè, se riusciamo a tenere duro, se riusciamo a far di nuovo entrare in testa che il futuro non siamo noi ma sono i giovani, che si riesca in qualche modo... Certo. A organizzare dei centri federali per far ripartire il settore giovanile, le riprendiamo tutti. È solo questione, come quando stai perdendo una partita, non abbatterti ma tenere certo. Duro. Ma sì, anche perché alla fine i giocatori anche in provincia di Alessandria ci sono, adesso certo. Vanno a giocare in trasferta, non giocano nei propri sferisteri, però ci vogliono naturalmente anche le persone che tengano e rimettano in funzione gli sferisteri che in questo momento sono in pausa. La battuta di Gatto. Corino colpisce molto bene il centrale della Subalcuneo, recupera Gatto, palla molto alta, l'aspetta al salto Dutto, deve tirarci perché è dietro la caccia, gioca molto bene, direi che è gioco per la Subalcuneo.
Penultimo gioco del primo tempo, quindi dopo 5 giochi consecutivi per la BFM Macchina Agricola Canalese, 2 per l'Acqua San Bernardo Subalcuneo, che si porta adesso sul 5-2, giustamente come da prassi e come ci insegna il direttore tecnico Giorgio Vacchetto, che è con noi in diretta questa sera, che ringraziamo. Ci si ferma, time out, questa volta chiesto da Giampiero Porro, direttore tecnico della BFM Macchine Agricole Canalese. Finito il time out, si torna a giocare con l'ultimo gioco del primo tempo, con Gatto in battuta, con Gatto che ha vinto i primi 5 giochi e poi ne ha concessi 2 alla Subalcuneo, che sta cercando di tornare in partita. Tanto bravo Cavaniero, che di braccio a letto mette una caccia sui 70 metri. 5-0, 5-2. Adesso, come DT, ti dico che il time out di solito viene utilizzato per rompere il gioco degli avversari e di solito funziona. Quando fai il time out, 90 su 100 il gioco lo fa chi ha chiesto il time out. Vediamo se anche in questo caso... Sì, prima è successo. No, non è successo, perché sul 3-0 ha chiesto il time out Cuneo e poi è andato avanti. Non è successo, però di solito... Dove il time out serve soprattutto per interrompere questo, evitare la fuga, esatto, la fuga per la vittoria. La battuta di Gatto non bellissima questa, Dutto può recuperare un buon pallone, così fa, e poi Gatto manda la palla in fallo al largo. 15-0 per la Subalcuneo. Più che altro il time out serve a quello, poi sì, due parole fanno sempre piacere con gli amici in mezzo al campo, però comunque... Sì, dove? Serve a spezzare quella scia che sembra portarti in una direzione senza ritorno. Però effettivamente, almeno quello che vedo io, statisticamente funziona. Stasera no, il primo non ha funzionato, vediamo questo. Vediamo se funziona adesso per Canale. Tanto che Gatto recupera un buon pallone, Dutto, ancora al salto Gatto, volo Dutto, mi sa che scappa questa palla, sì, va in fallo al largo, 15 pari. La direzione di questa partita è di un arbitro che arriva dalla Valle Bormida Savonese, da Cairo Montenotte, Andrea Ferracin, con lui c'è Marco Tarditi di Alba. Io faccio un saluto a Ugo Chiena, che non so se capisce qualcosa di arbitraggi. No. Quanti anni? Per quanti anni sei stato arbitro? Non mi esprimo. Quante partite avrai arbitrato, lo sai? Più o meno, a spanne. Un centinaio. Dutto, la palla che tocca la rete. Ancora Gatto, vediamo questa palla, sì, mamma mia che palla. Ancora Dutto. Ci mette la zampa Milosiev e poi Brignone. Brignone che, ma devo dire che questa sera i due terzini di Cuneo non credo di averli citati tante volte, ma perché non è che abbiano toccato tutti questi palloni. Pochissimi palloni. C'è proprio tendenza a palleggiare, palleggiare, a spingersi indietro il più possibile. Per cui quando la palla parte a terra è quasi sempre un errore, la palla non è violentissima. Tolto in alcuni casi, soprattutto nei primi giochi che ho visto Cavaniero fare 2 o 3 interventi di quelli giusti. 15 pari, 2 cacce messe, la prima è qua sui 70 metri, 68, la battuta di Gatto, la seconda sui 40. Palla che tocca la rete, al salto Gatto. Dutto, aia, scappa questa palla, va oltre la rete, quindi c'è il cambio di campo con Canale in vantaggio 30-15, il time out che sta facendo bene alla Canalese, anche perché adesso ha una caccia favorevole, la seconda è giocabile, vedremo. Altra regola molto importante che spiego sempre ad Alessandro, è brutto dare 30-0 all'avversario. partire con 30-0. Con due falli. Siamo è come quelle partite che a volte vanno
6-0, 7-1 e dici me partie 7-1 e vi se ne perde tante a Kulkunova-1, però a volte capita anche di avere tutti questi modi di dire, come quando in finale di Coppa Italia non è mancato di parlare come un testimone di Geo. No, salutiamoli tutti naturalmente. No, dicevo, salutiamoli, certo. No, dicevo, anche quando giocano i due fratelli Vacchetto, uno dei due fratelli questa sera vince Vacchetto, dicono sempre qualcuno. Di modo di dire, ma andiamo a giocarci questa prima caccia. Ci hanno mica già bannati, no? Ci siamo, no. Siamo in onda. La battuta di Davide Dutto, l'ultimo gioco del primo tempo. Battuta a largo, ci prova il capitano della Subalcuneo. E poi un mezzo colpo, quasi un, come lo chiamano, un ciprick di Milosiev, che permette alla formazione di Canale di andare in vantaggio 40-15 e di giocarsi questa caccia che potrebbe voler dire un 6-2 a fine primo tempo. Ricordo, per chi si fosse sintonizzato da poco, 5-0, 5-2. Vediamo come finirà il primo tempo. Intanto vado a vedere se c'è qualche aggiornamento da Imperia alla finale femminile prima della chiusura del primo tempo qui a Canale. La battuta di Dutto al salto gatto, di lì potrebbe andare in Piazza Europa, no? Mi pare si chiami, no? Non sì, ancora. Si chiama Dutto, e il primo tempo infatti finisce qui. Finisce qui con il 6-2. Sì. Siamo ripartiti, secondo tempo tra BFM Macchine Agricole Canalese e Acqua San Bernardo Subalcuneo. Andiamo a mettere la prima caccia di questo secondo tempo e la mettiamo intorno ai 35 metri. Partita che vale la terza giornata di ritorno dei playoff della Serie A Banca d'Alba. Si sta giocando in contemporanea a Castagnole delle Lanze, dove l'Araldica di Enrico Parussa ha chiuso il primo tempo in vantaggio 5-3 con la Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese, che pensate vinceva 3-0 l'Imperiese a Castagnole delle Lanze. E poi ci sono stati 5 giochi di fila per la formazione di casa, che è andata così a chiudere il primo tempo in vantaggio 5-3. Qui l'andamento dei giochi ha visto invece i roerini di Cristian Gatto andare in vantaggio 5-0, poi due giochi per Cuneo e poi l'ultimo gioco del primo tempo ancora per Canale, che ha chiuso così la prima frazione di gioco in vantaggio per 6-2. Un primo tempo che è durato all'incirca un'ora, poco più di un'ora, adesso sono le 22:36 di questo martedì sera, il 3 di settembre 2024. Buonasera a tutti voi da Fabio Gallina, in regia, macchina da presa regia, c'è Andrea Icardi, formazioni titolari in campo, non ci sono state sostituzioni tra il primo e il secondo tempo, Canalese in campo con Cristian Gatto, capitano e battitore, Nenad Milosiev nel ruolo di centrale, Alessandro Veglio terzino al muro e Davide Cavaniero terzino laterale. Per quanto riguarda la formazione di Cuneo, abbiamo Davide Dutto, unico mancino in campo, capitano e battitore, Roberto Corino centrale, Enrico Rinaldi terzino al muro e Manuel Brignone terzino laterale. Stanno arbitrando Andrea Ferracin e Marco Tarditi. Ancora una caccia da posizionare, ancora una battuta di Davide Dutto, il ricaccio di Milosiev che sbaglia completamente il colpo, manda la palla in fallo al largo. Il primo 15 del secondo tempo per la formazione di Cuneo, cioè il cambio di campo, 15-0 per l'Acqua San Bernardo Subalcuneo. La battuta di Gatto, ci giochiamo la prima caccia, è intorno ai 30 metri, Dutto, palla che scende a picco, Milosiev, direi che non basta, il ricaccio di Cuneo, 15 pari. Te l'ha già detto, Franco Dutto. Caccia numero 2, siamo intorno ai 65 metri. Salutiamo e ringraziamo ancora Giorgio Vacchetto per essere stato in diretta con noi nella prima parte di questa partita. Ci giochiamo la caccia, qui siamo sui 62-63 metri, la rincorsa e la battuta di Cristian Gatto.
va a cercare il muro il capitano della Subalcuneo, ricaccia Corino, Milosiev, Brignone, Cavaniero e alla fine la spunta Brignone. Questo batti ribatti ravvicinato, la spunta la Subalcuneo che passa in vantaggio 30-15. Adesso torniamo dall'altra parte del campo con una caccia sui 35-36 metri. La rincorsa e la battuta di Gatto, palla che tocca la rete, ricaccia il distacco Corino, ottimo un ricaccio di Roberto Corino, poi c'è questo abbassamento del pallone, alla fine la spunta, la Subalcuneo, i terzini della Subalcuneo che rifiniscono l'ottimo colpo di Roberto Corino, Subalcuneo che passa così in vantaggio 40-15. In corsa e la battuta di Gatto, una caccia da mettere, la palla che tocca la rete, il distacco Corino, ancora Gatto, Dutto dovrebbe portare questa palla sul fondo ed è gioco per l'Acqua San Bernardo Subalcuneo, il primo della ripresa, tenta, cerca di tornare in partita la formazione capitanata da Davide Dutto. Gioco della ripresa per l'Acqua San Bernardo Subalcuneo che si porta a 3 esattamente a metà per quanto riguarda i giochi invece già realizzati dalla formazione di casa della BFM Macchine Agricole Canalese. Tanto che andiamo a mettere le cacce per il gioco numero 10, vi do un aggiornamento da Castagnole delle Lanze dove l'Araldica ha fatto il primo gioco del secondo tempo. Caccia sui 75 metri. Dicevo il Parussa che ha conquistato il primo gioco della ripresa, quindi sta vincendo 6-3. Guarda, stesso risultato, lo dico al mio amico Ugo Chiena che è qua con me, guarda, stesso risultato. Canale e Castagnolo uguale, 6-3. Vedremo chi la spunterà. Per quanto riguarda invece un aggiornamento dalla finale del campionato femminile, lo spareggio tra San Leonardo e Amici del Castello. Adesso vado a vedere. Mi fido degli aggiornamenti che state mettendo sulla chat dal vivo della nostra telecronaca. La battuta di Gatto. Dutto. Chiede la palla a Gatto, si toglie Milosiev, ferma poi Rinaldi, caccia al mezzo. Amici del Castello 7, San Leonardo 4. Quindi due giochi separano la formazione che detiene il titolo, lo scudetto, dalla vincita appunto, dal successo anche in questa stagione 2024 del campionato femminile. Intanto 158 i dispositivi collegati con noi, con Canale, con lo sferisterio di Canale. Mando un saluto anche a Francesco, Luigi e Roberto. Corino ricaccia questa palla, la palla che va a girare molto verso l'interno, Dutto riesce ancora a salvare un buon pallone, Cavaniero caccia sugli 83 metri. La caccia numero 3, ne abbiamo ancora una da mettere, poi siamo sullo 0-0. Ancora una battuta per Cristian Gatto, palla che tocca la rete, al distacco Corino, non ci arriva più Gatto coi piedi, mette una caccia sui 15 metri. 6-3 per Canale, cambio campo. Bello però. Bello. La battuta di Dutto, si riparte a giocare dopo il cambio di campo, deve tirare Gatto perché la caccia è qua sui 70 metri.
palla che tocca la rete, vediamo se Dutto riesce ancora a reagire. Sì, la palla torna su, volo gatto. Palla che tocca il muro, ancora Dutto. Gatto, la palla che si allarga tantissimo. Mamma mia, che patella. Ancora Dutto. Vediamo se ci arriva Dutto. No, Veglio. E poi Dutto non arriva su questa palla. Hanno rischiato un po' la Canalese su questa palla, con questa caccia favorevole. Alla fine l'hanno però spuntata e hanno vinto, quindi, hanno vinto 15-0 questo scontro. Ci sentiamo presto. Grazie ancora a Ugo Chiena, è stato anche lui nostro ospite questa sera. Adesso cerchiamo di portarvi anche altri pareri, altri ospiti. Prima caccia che è stata conquistata dalla Canalese, 15-0. Adesso abbiamo la caccia numero 2 che è sulla metà campo, quando sono le 22:46, in diretta dallo Sferisterio di Canale. La battuta di Dutto, al salto Gatto, volo Dutto. Ancora Gatto e ancora Dutto. Al salto Gatto. Va indietro Dutto. Bellissimi questi colpi. Molto belli. Ancora Dutto. E ancora Gatto. E poi Dutto commette fallo, manda la palla al largo, Dutto che perde lo scontro, il palleggio con il capitano della Canalese, 30-0. E adesso abbiamo una caccia intorno agli 82-83 metri, la caccia numero 3. La battuta di Dutto, un rimbalzo, due rimbalzi, ci stava il doppio, ha preferito tirare questa palla Gatto, la mette giù in fondo, non torna più sulla palla. 40-0 per la Canalese e adesso c'è una caccia sui 30 metri. Battuta di Dutto, al salto Gatto, Dutto al volo, Gatto, Corino che abbassa questa palla, millimetrico, chirurgico Corino, la caccia che viene conquistata dalla Subalcuneo che tiene in piedi il gioco, 40-15. Battuta di Dutto,
Milosiev colpisce bene il centrale della Canalese, ancora Dutto, ferma Cavaniero, caccia ai 40 e c'è cambio campo. Caccia, la battuta di Cristian Gatto, Corino, catto al volo, molto ben giocato questo pallone, Dutto e Veglio, ottimo l'intervento di Alessandro Veglio davanti alla caccia, intervento che permette di conquistare la Canalese, di conquistare il secondo gioco della ripresa, quindi un gioco per parte dal 6-2 a fine primo tempo, dal 6-2 a fine primo tempo al 7-3, 7-3, due giochi separano la formazione di casa dalla conquista di questi due punti. Due punti che non cambierebbero molto la situazione della classifica, mentre vedevo che a Castagnola delle Lanze ha fatto un gioco l'Imperiese che si riporta sotto. 6-4 il risultato per l'Araldica Castagnola delle Lanze. Intanto è cominciato l'11° gioco. Palla che tocca la rete, Dutto, Gatto, mamma mia se si muove questa palla, vediamo Dutto da lì se la manda sul fondo, si salva ancora Gatto, mamma mia che lungolinea, lungo muro, molto alta questa palla e questa volta Gatto potrebbe fare male dall'altra parte. Fallo di Dutto. Quindici a zero per la Canalese. Dobbiamo sempre posizionare la caccia numero 1, la rincorsa e la battuta di Gatto, la palla che tocca la rete, al distacco Corino, bellissimo questo colpo del centrale della Subalcuneo, si salva ma commette fallo Gatto, 15 pari. Intanto vi aggiorno anche da Imperia la finale femminile con Amici del Castello che sono veramente a un passo dalla conquista dello scudetto. In vantaggio 8-4 con la San Leonardo. La battuta di Gatto. Dutto. Gatto al volo, mamma mia che pallone. Viene praticamente dagli 85 metri Dutto e poi... Veglio non riesce a oltrepassare, Dutto non riesce a oltrepassare Veglio che mette una caccia sugli 80 metri. Battuta di Gatto per mettere la caccia numero 2, Corino al volo, Gatto si salva ancora, Brignone, caccia ai 30. Dobbiamo mettere ancora una caccia, sempre ancora una battuta per Cristian Gatto. Tanto ringrazio Roberto che ci ha tenuto informati, ci sta tenendo informati da Imperia la finale, lo spareggio della finale femminile, campionato femminile di pallapugno, con l'Amici del Castello in vantaggio 8-4 con la San Leonardo, un derby tutto ligure. La rincorsa e la battuta di Gatto, la palla che tocca la rete, si allarga tantissimo, corre avanti Dutto, Gatto.
palla che rientra, sembrava andasse in fallo, Dutto dagli 85 metri riesce ancora a recuperare, Gatto al volo, Corino non riesce a arrivare su questo pallone, ferma poi sui 75 metri Dutto, direi due cacce su 15 pari, due cacce più favorevoli a Canale, una giocabile naturalmente dopo il cambio di campo. Un saluto a Fabrizio che dice: non per essere polemico, ma ieri sera si sono giocati la permanenza in Serie A e ci viene proposta la sera dopo una partita tra le ultime due dei playoff. Non è assolutamente, non c'è nessun tipo di polemica, sono soltanto scelte che vengono fatte in base agli sferisteri. Noi, essendo federali, essendo incaricati dalla federazione di fare queste riprese, cerchiamo di dare spazio a tutte le varie squadre, a tutti i vari sferisteri, e quindi abbiamo trovato giusto venire anche a Canale, visto che siamo venuti soltanto una volta nel corso di questo campionato. Credo che insomma la permanenza in Serie A può avere la sua importanza sicuramente, ma una partita di playoff ha sicuramente un'importanza maggiore rispetto ad una permanenza in Serie A, comunque ad una partita. Io considero le squadre tutte uguali e le società tutte uguali, però insomma credo che le scelte vengano fatte un po' per, soprattutto una questione di equilibrio tra tutti i vari sferisteri. In ogni caso grazie per la tua segnalazione Fabrizio, e insomma, vedremo, intanto vediamo se riesce alla fine la spunta Davide Dutto su questa palla. 30-15 per la Subalcunio. Intanto la Michel Castello è campione d'Italia per quanto riguarda il campionato femminile. La Michel Castello batte 9-4 la San Leonardo nello spareggio della finale del campionato femminile. Saluto anche Mattia che tifa Cuneo. Ha portato bene, vedi Mattia, il tuo Forza Cuneo, a Dutto che ha conquistato una caccia che non era assolutamente facile. La battuta di Dutto, la caccia sui 30 metri. Gatto, la palla va in fallo, 40-15 per l'Acqua San Bernardo su Balcuneo. La rincorsa e la battuta di Dutto, la caccia sui 75 metri, palla che va in fallo, 40-30 corsa di distanza la canalese. Andiamo a mettere una caccia, lo facciamo con Dutto in battuta. Volo Gatto. Buona questa palla, caccia sui 20 metri. Cambio campo. E intanto l'Imperiese di Raviola accorcia ancora le distanze, 6-5 per Castagnole Lanze. Araldica Castagnole Lanze 6, Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese 5. Dutto recupera questa palla, Gatto, la palla passa e per la prima volta in questa partita si va sul 40 pari. Prima volta che arriviamo allo spareggio per quanto riguarda il gioco, i vantaggi. 40 pari, il primo, quindi abbiamo due cacce a disposizione.
due calcio da mettere, almeno due battute per Cristian Gatto. Corino, palla molto alta, al volo Gatto, colpisce molto bene il capitano della Canalese, poi la palla si allarga tantissimo, Dutto, costretto al fallo il capitano della Subalcuna, una palla che ha toccato probabilmente la rete dove c'è una traversina più spessa, insomma più rigida, e quindi si è allargata tantissimo e non è riuscito quindi a calibrare bene il colpo il capitano della Subalcuneo, e così ha commesso fallo. 40-30 per la Canalese, rimane una sola caccia da mettere. Davide Dutto è pronto a ricevere questa palla battuta da Cristian Gatto, e Roberto Corino invece a ricacciare al distacco. Ancora Gatto, che poi non arriva su questa palla, la ferma coi piedi, caccia ai 15 metri. Cambio campo. Fischia l'arbitro Andrea Ferracin, la caccia sui 15 metri, la battuta è quella di Davide Dutto. Volo Gatto, che poi sbaglia il ricaccio e si va al punto d'oro o alla caccia unica. La prima volta che andiamo ai vantaggi ed è anche la prima volta, l'unico gioco che si deciderà al punto secco, al punto d'oro, noi ci piace chiamarlo anche così, oppure una caccia, vediamo adesso la battuta di Dutto che cosa succederà, chi sbaglia adesso perde il gioco. La battuta di Dutto. Gatto, ed è Manuel Brignone a commettere fallo al largo per il terzino laterale dell'Acqua San Bernardo Subalcuneo, e quindi è gioco per la BFM Macchine Agricole Canalese. 23:05, si gioca da poco meno di due ore, anzi tra un'ora e tre quarti, qui allo Sferisterio di Canale. Ricordiamo la partita che è cominciata con una ventina di minuti di ritardo rispetto all'orario solito, alle 21 per la pioggia. Si è aspettato un quarto d'ora per dare tempo ai giocatori di rifinire la propria naturalmente preparazione, il riscaldamento. Si è cominciato intorno alle 21:20. Gatto che spinge giù questa palla, Dutto. Grande pallone di Nenad Milosiev, permette al Canalese di centrare questo 15 in modo diretto con la palla sul fondo. Andamento dei giochi, perché se fosse sintonizzato da poco, i primi 5 giochi sono stati realizzati tutti dalla Canalese in vantaggio 5-0, poi 2 giochi per Cuneo 5-2 e il 6-2 a fine primo tempo. Si è tornati in campo con un gioco per parte, il primo per Cuneo 6-3, 8-3, e adesso vedremo che cosa succederà con la battuta di Dutto, battuta particolarmente corta, non ci arriva però Cristian Gatto, che poi perde un sacco di metri. Non è riuscito a ricacciare questa palla, poi gli è sgusciata via, alla fine caccia sui 75. Aggiornamento da Castagnole delle Lanze, da Remo Gianuzzi, ancora un gioco per l'Araldica, che si riporta più 2, 7-5 sulla Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese. La battuta di Dutto. Gatto al volo. Palla che ha toccato la rete, gira dentro tantissimo. Dutto mette una caccia sui 50 metri. Caccia numero 2 ai 50 metri. Ancora una caccia da mettere, perché abbiamo la Canalese in vantaggio 15-0, la battuta di Dutto, la palla che tocca
la rete dagli 80. Gatto spinge giù la palla che rimbalza sulla rete, ancora tutto. Milosev abbassa la palla, Brignone rallenta ma non trattiene questa palla che viene poi fermata dal capitano Dutto sui 25 metri. Tre cacce posizionate, cambio di campo, ce le giochiamo con Cristian Gatto in battuta. Andiamo a giocarci la prima caccia, è qua sui 75 metri, la battuta di Gatto che deve forzare il suo colpo in battuta, gioca molto bene, viene dagli 80 metri Dutto che abbassa questa palla, ci prova prima Veglio e poi dietro Milosev, ma non basta, una palla abbassata insidiosa, anzi insidiosissima, 15 pari. La caccia sui 50 metri, la battuta è sempre quella di Cristian Gatto. Palla che tocca la rete, al salto Dutto, anche questa palla tocca la rete, non si allarga tantissimo, poi ancora Gatto, ancora Dutto, che poi la gioca verso il largo, dove non c'è nessuno, 30-15 per la subalcuna. Giochiamo la caccia sui 30 metri, la battuta di Gatto, difficilissimo da ricacciare, molto vicino al muro per il mancino Dutto, 30 pari. Due cacce da mettere, due battute di Gatto, un caccia a Corino, Gatto, Rinaldi, caccia ai 30. Andiamo a mettere la caccia numero 2, la battuta di Gatto, ben battuto anche questo pallone, ricaccia Dutto. Milosev, Corino, caccia ai 70, cambio campo. Andiamo a giocarci la prima caccia, la battuta di Dutto. Gatto, palla molto alta. Al volo Dutto, Veglio, ancora Dutto, Cavaniero e alla fine la spuntano i cunesi, la subalcuneo che va in vantaggio 40-30. Tanto stavo dando un'occhiata alla classifica, mentre il Corte Emilia e l'Albese sono già matematicamente in semifinale, in caso di vittoria della Canalese questa sera, cosa che insomma, è veramente probabile visto che Canalese è in vantaggio 8-3, all'Imperiese non servirebbe nemmeno vincere questa sera a Castagnole delle Lanze perché rimarrebbero 5 le lunghezze di vantaggio dell'Imperiese sulla Subalcuneo, mancano 2 giornate alla fine dei playoff per queste squadre, quindi 4 sono i punti che rimangono e di conseguenza avremo questa sera anche il nome della terza semifinalista insieme a Corte Emilia, Albese e Imperiese, con 2 giornate in anticipo. Intanto Gatto ha conquistato questa caccia, si va sul 40 pari ed è il secondo gioco
che si arriva a giocarci il vantaggio. Siamo al primo vantaggio, due calci da mettere. Due battute per Dutta. Palla che tocca la rete, al salto Gatto, volo Dutto, Gatto al salto, la palla che va sul fondo, 40-30 per la Canalese, la BFM Macchine Agricole Canalese, primo match ball per la formazione capitanata da Cristian Gatto con Nenad Milosiev, Alessandro Veglio e Davide Cavaniero. Seguiamo la battuta di Dutto, rimane una caccia da mettere. Milosiev, Rinaldi, Gatto, Rinaldi, caccia ai 50 metri, cambio campo. La rincorsa di Cristian Gatto, la caccia sui 50 metri, cercare il muro il capitano della Canalese. Ricaccia Corino, un attimo di relax per Alessandro Veglio che non è riuscito a vedere bene questa palla, non è intervenuto, quindi si va sul 40 pari, punto d'oro, caccia unica, gioco che si decide adesso. Soltanto un altro gioco si è arrivato alla caccia unica, al punto secco con la vittoria del gioco per la Canalese. Vediamo se Corino ricaccia questa palla. Gatto. Dutto. Cavaniero, ancora Dutto. Cavaniero, vediamo, riesce ad arrivare Dutto a tenere la palla sui 75 metri. C'è il ancora un cambio di campo. Ormai potrebbe essere veramente fatta per la Canalese. Vedremo, lo scopriremo tra poco. E mentre Raviola ha conquistato il 13° gioco, 7-6 per l'Araldica Castagnole Lanze, vediamo se Cristian Gatto e compagni chiudono la partita. La battuta di Dutto. Gatto e finisce qui. La BFM Macchine Agricole Canalese batte 9-3. L'Acqua San Bernardo Subalcuneo e conquista due punti che permettono alla formazione di Canale di salire a quota 14. Un risultato questo che premia in modo indiretto l'Imperiese direttamente in semifinale. Quindi abbiamo Marchise Nocciole Cortemiglia, Cantina Terre del Barolo Albese e Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese già matematicamente ammesse alle semifinali. L'ultima semifinalista sarà quindi una questione tra l'Acqua San Bernardo Subalcuneo, l'Araldica Castagnole Lanze, la BFM Macchine Agricole Canalese e la prima dei play-out che si deciderà naturalmente nelle ultime giornate. Anche qui possibilità per l'Acqua San Bernardo San Biagio e per il Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, anche se naturalmente San Biagio ha tre punti di vantaggio attualmente con i Cebani. È già matematicamente retrocessa in Serie B l'Altalanga. 9-3 il risultato finale qui da Canale, grazie a tutti voi, tanti che ci avete seguito in questa serata, grazie anche a Fabrizio per il suo suggerimento, grazie al nostro Andrei Cardi per aver gestito le macchine da presa e la regia. Da Fabio Gallina una buona notte a tutti voi, alla prossima.